Caro Claudio, cosa dire? Da una parte mando un abbraccio grande agli insegnanti che ci provano, dall'altra tanta rabbia, sinceramente. Insomma, assolutamente sì, insomma, sembra un po' una versione letteraria, tra virgolette, no? Della dimensione, io speriamo che me la cavo, diciamo così, di quella che dovrebbe essere l'accesso al digitale. Sai, io sono tendenzialmente contro la didattica a distanza, tranne che non sia proprio necessaria, però una volta che ci deve essere, può deve essere, diciamo, con gli strumenti per tutti, non ci deve essere una, diciamo, digital, una disuguaglianza digitale fra chi lo può permettere e chi no, perché poi dopo si arriva a queste situazioni qui dove sì, è vero, esiste ancora una relazione, ma il balcone non è un elemento istituzionale. Ma mi dici una cosa, perdonami Claudio, sì, dammi sì. La tua sensazione col fiuto di un giornalista, stiamo facendo un passetto alla volta per avviarci verso un lockdown? Guarda, io dico la verità, l'ho sempre pensato, io penso che il lockdown totale ci sarà, penso che ci sarà, faccio questa mia piccola previsione ovviamente, penso che ci sarà a novembre per evitare di farlo a Natale, perché sarebbe una tragedia per la nostra economia, era una tentazione sotterranea già a questo DPCM, non credo che sarà la soluzione per combattere il virus, già vedi tutti questi numeri che avete dato oggi, no? Pregliasco è molto onesto intellettualmente. Sì, molto onesto, detto, è stato stamattina, devo dire. Sì, l'ha detto, però nella comunicazione, Mirta, non passa questo. Io faccio ancora il cronista, sono qui a Roma per lavoro e sono uscito al ristorante ieri, ho visto due persone, ho visto delle strade deserte, sembra la Roma di De Chirico, no? Quindi la gente vive in un'ansia totale, non solo rispetto al virus, ma anche rispetto al proprio futuro, rispetto alle proprie relazioni, con questioni razionali e irrazionali. Cioè, cosa noi comunichiamo? Passa solo il numero del contagio, non discuto sul numero dei morti, perché purtroppo da un punto di vista etico un solo deceduto mi fa tristezza, non so se mi spiego. Però quegli altri numeri lì, gli altri numeri che sono quelli dei tamponi, che vengono fatti molti di più rispetto a questo inverno, e che tipo di malati rivelano i tamponi, che sono oggi più giovani e soprattutto asintomatici, ci portano a far vedere il numero fondamentale, che è quello delle terapie intensive. E mi sembra di aver visto schede in tutti gli ospedali italiani, compresi dal sud al nord, in questo senso tutti quanti, in cui attualmente nelle terapie intensive, al di là di come dici tu, che si è perso tempo in questi mesi per tanti motivi, poi esatto. Se c'è tempo, cioè, tu dici l'allarme non è così grave. No, l'allarme c'è, ma deve essere gestito razionalmente nella comunicazione, perché se passa solo il titolo dei contagi, okay, che poi porta al lockdown, poi la gente è molto si chiaro, vorrei che rispondesse per...